mi viene da dire, specchio delle mie brame, ne ho trovato uno peggio di me da questo punto di vista. Mario Vitale è stato premiato, però la cosa che mi ha sorpreso è l'irriverenza del linguaggio tecnico, molto consumato e soprattutto è in grado di essere un anchorman. Lei nel calcio allora 17 volte esonerato perché non si è portata alla delusione, si è portato l'irriverenza. Ma anche l'esperienza. E, ecco, l'esperienza. Che significa esperienza nel calcio? Oggi sembra che non serva, eh? No, non che non serva, non c'è esperienza oggi. L'esperienza significa farsi le ossa. A me me ne hanno fatte le ossa, nel senso che... È stato più volte picchiato lei? Qualche volta sì. È stato allora, c'è stata la... dai dirigenti, non dal pubblico, non no, dai calciatori? No, no, okay. Calciatori no, qualche dirigente che magari gli avevo promesso la vincita del campionato, poi invece siamo regolarmente retrocessi. Ma lei prometteva perché sapeva che non poteva ottenere? Perché io le promesse fanno a dar Pinocchio, allunga il naso? Io ho vissuto di calcio. Promettevo perché mi dovevano dare i soldi, chiaramente. Ok. E dovevo dare da mangiare alla famiglia. Ok. Oggi non si vive più economicamente di calcio. Cosa invece, ecco, dalla sua esperienza, un messaggio importante, forse un chiarimento strutturale. È inutile pensare all'economia del calcio per vivere, forse per sopravvivere? Cioè, io sono contro questa gente che si prostituisce, che va ad allenare magari gratuitamente. O che porta gli sponsor, quindi la qualità viene meno. Io ho avuto fior di allenatori, ho iniziato 42 anni fa, il mio primo mentore, il mio primo allenatore è stato Nereo Rocco, ho fatto il secondo a Rocco, ho stato secondo di Di Marzio, il secondo della Buonanima di Cacciavillani, il secondo di Dante Pagli, ho girato tutti i campi maledetti della Sicilia. Ho allenato a certi livelli, sia a livello interregionale, ho fatto la Serie B con Licata come segretario. Io nel calcio ho fatto di tutto, l'intelligente, il cretino, il magazziniere, il massaggiatore, portavo il secchio, pur di dare da mangiare alla famiglia. Quando poi questo non era più possibile perché non pagava nessuno, mi sono vestito di nero. È nato Mario Vitale, lo iettatore, il personaggio che ha fatto parlare un po' ovunque. Okay. Questo mi ha consentito di andare da Costanzo a Buonanotte. Si è creato l'espediente. Poi ho messo da parte il vestito nero e ho detto voglio continuare a fare altri danni nel calcio. Ok. Però Umberto Techini mi ha detto fermati, vieni invece ad Antenna Sicilia e fai l'opinionista. Okay. E adesso mi diverto. Se adesso mi dicessero vuoi una panchina? No, a me basta quella dei giardini pubblici.